Se vuoi diventare forte su Fortnite in questo capitolo 3, questa mappa sarà fondamentale per te. Ciao ragazzi, io mi chiamo Neopolo e oggi vi farò vedere la mia nuova mappa per allenarsi e migliorare su Fortnite. Partiamo subito ragazzi, senza perdere tempo. La mappa potete iniziarla direttamente da creativa, ok? E ecco, questo è il codice della mappa. Ragazzi, mi raccomando, salvatela già ragazzi. In questa mappa potete fare sia un 1v1 con gli amici, sia gli edit course per migliorare, per allenarsi, che saranno utilissimi. E ora vi spiego un po' come funziona, perché è una mappa davvero difficile. A questo punto ragazzi, mettete gioca e mettete anche partita privato, che se lasciate in pubblica potrete capitare con altre persone dentro la mappa. Ecco qua ragazzi, la mappa si avvia da solo in 10 secondi. E qui ragazzi, qui è già la preload, potete vedere. Potete aspettare e qui ragazzi, triangolo e premete quadrato per già supportarmi, ok? È il primo passaggio per funzionare con questa mappa, per migliorare con questa mappa. Bene qua ragazzi, questa qua è la mappa, ok? Qui ci sono tutti i miei social, se volete seguirmi sugli altri social, conoscermi un po' di più. E questa qua è una piccola pre-lobby, ok? Abbiamo qui due percorsi ragazzi, quello facile e quello difficile. Dipendendo dal vostro livello iniziate dal facile o dal difficile, ok? Inoltre prima di iniziarli ragazzi, voglio far vedere anche che qui potete fare l'1v1 col vostro amico, ok? Allora per esempio potete venire qui ragazzi, ecco qua. Prendete le armi anche di questa stagione, della vecchia stagione, e fightate qui con il vostro amico ragazzi. Fightate qui, fate un bello 1v1, la mappa non c'ha delay ragazzi, allora è molto bello fightare in questa mappa. Vi ricordo anche che per tornare basta che fate un ballo qui, ok? Ecco, e tornate subito nella lobby qui. Inoltre ragazzi, la mappa è molto elaborata anche per fare free build, ok? Allora venite qui, c'è un clima veramente, un'area molto chill, ok, per fare free build. Anche qui potete premere il tastino per supportarvi nel negozio ragazzi, è veramente fondamentale se volete che io porti più mappa come questo, più mappe come questo. E ragazzi qui, guardate, è veramente un posto molto chill, potete riscaldarvi, allenarvi qui molto tranquillamente, senza nemmeno fare gli edit course ancora, eh. Potete fare la vostra free build giornaliera, come vi ho insegnato, ok, che dovete farlo ogni giorno, qui tranquillamente ragazzi, con questo bellissimo paesaggio, ragazzi, veramente, eh. Se volete andare poi anche lì, c'è una piccola fontana, ragazzi, è qualcosa di carino lì, un falò lì, andate a vederlo poi nella mappa, non vi do tutti gli spoiler della mappa, andate lì ragazzi, è anche molto carino lì. Bene, abbiamo l'1v1, abbiamo lo spazio per fare free building ragazzi, ora il momento principale è la nostra mappa, ok? Ah, inoltre ragazzi, io per sembrare più carino anche, ho messo due macchine qui ragazzi, se volete dare una passeggiata, questa macchina non ci passa. Ecco ragazzi, se volete dare una passeggiata per la mappa con una macchina, l'ho messo apposta così potete, boh non so, scoprire altre parti della mappa che non lo sai ancora. Andare a vederla ragazzi, è veramente molto bello, usate la macchina, potete arrivarci tranquillamente. Prima di iniziare i percorsi vi dico anche che potete cambiare la velocità ragazzi. Allora se volete farlo più lentamente perché avete appena iniziato a giocare, basta che premete il tastino qua e poi ragazzi ecco, potete cambiare al vostro piacere. Se volete anche farla perché siete dei pro, volete farla in una velocità più alta, potete farlo tranquillamente. Vi ricordo anche delle mie altre mappe di edit, specificamente per imparare a come editare ogni singolo edit, il double edit, triple edit. Questa qua ragazzi potete entrare direttamente da qua. E anche ragazzi quella della mira, che è molto importante anche questa qua ragazzi. Allora mi raccomando, se volete provarle, provate, che sicuramente vi aiuterà. Allora ragazzi, partiamo dagli edit course, ok? Sono veramente due molto diversi. Questo facile veramente per quelli che hanno iniziato adesso il capitolo, che vogliono imparare ad editare meglio, ragazzi, che stanno cominciando a giocare da poco, ok? Allora ci sono tutte le meccaniche fondamentali, ripristina, fare gli edit più basici che ci sono su Fortnite. Vi ricordo ragazzi che comunque non è molto difficile, ok? Allora con un mesetto di pratica per uno che ha iniziato adesso a giocare a Fortnite riuscirebbe a fare questa mappa tranquillamente, ok? Questa parte qua, questo edit course, tranquillamente ragazzi. Spiego velocemente ogni parte della mappa per qualcuno che non sa di questa easy e poi faccio anche la stessa cosa con quella difficile. Bene, qui ragazzi dovete semplicemente saltare, mettere il pavimento e ci siete. Qui abbiamo edit normali ragazzi, dovete seguire il percorso, sempre editando quello che è in legno. Qui abbiamo una parte della mappa che editiamo e ripristiniamo velocemente, guardate, edit e ripristina. Continuiamo con i percorsi. Qui abbiamo una parte molto interessante, anche una meccanica magari un po' difficile per quelli che hanno iniziato adesso, ok? Fate l'edit del pavimento, poi dovete girarvi e fare questo posto qua della scala, ragazzi, guardate. Ecco qua, col tempo ci prendete l'abitudine, è un movimento importante, ok? Lo userete anche in partita questo. E qui ragazzi abbiamo la parte per scivolare della mappa, ok? Venite qui, iniziate a scivolare
E poi, ecco, è un semplice edit, ragazzi, avete finito. Questa mappa, la parte easy, è veramente molto carina, ok? Per quelli che hanno iniziato adesso. Invece la parte hard, ragazzi, questa qua è veramente stupenda, eh? Vi ricordo che potete anche cambiare skin, anche qui dentro, se volete. O non so, mettere un'altra skin. E vi ricordo, ragazzi, se state trovando la mappa utile, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i prossimi video su come migliorare su Fortnite. Beh, ragazzi, ora parto con quello hard, ragazzi. Vedrete che questo qua è veramente più impegnativo, eh. Mi raccomando, se non capite qualche parte, tornate qui nel momento in cui la spiego, perché qui starò spiegando ogni parte come si fa questa mappa, ok? Qui abbiamo la prima parte magari un po' più difficile, che ho appena sbagliato. Dovete ripristinare tutte le due cose, ragazzi. Guardate. È veramente complicata quella là. Seguite il percorso, ragazzi, con gli editor sempre in legno. Di particolare magari avremo questa parte qua, che dovete per forza fare questo edit qua, ragazzi, nient'altro. E anche qui, ragazzi, che dovrete iniziare a saltare, ok? Guardate, fate questo edit, saltate e ripristinate qui, ragazzi. È veramente, per ora, sono le uniche cose di particolare. Per il resto basta che seguite il percorso, ragazzi, sempre editando le cose che ci sono in legno, ragazzi. Anche questa qua, ragazzi, magari sarà un po' più particolare per alcuni. Allora, dovete fare questo edit qua e poi fare il side jump di Buga, eh? Io l'ho appena sbagliato. Anche questa parte qua magari sarà più complicata per qualcuno. Dovete fare questo edit qua e fare il side jump di Buga, ragazzi. Allora, ecco, dovete fare questo movimento. È un po' più complicato, ragazzi, però come vi ho detto, questa mappa qua, questa parte della mappa è veramente per quelli che già sono più fortini. Abbiamo anche qui la parte degli scivolo, ragazzi, però qui col double edit. Qui, ragazzi, quando arrivate da questa parte dovete farvi, ok, questi box qua. Allora andatevi sempre facendo questo box qua, è un movimento molto importante per il competitive, ragazzi. E alla fine, ragazzi, un'altra parte per editare, fare il double edit, ragazzi. E arrivate qui, guardate, questo qua l'ho fatto in 4-8 perché stavo anche spiegando. Però, ragazzi, secondo me qualcuno di molto forte riuscirebbe a farlo anche in 3 minutini, eh. È davvero una sfida. Mi raccomando, ragazzi, se vi piace la mappa, code Leopoldo 1 nello shop, fate... Mi raccomando, ragazzi, se trovate qualsiasi bug nella mappa, mandatemi un messaggio sul mio Instagram, ragazzi, ok? L'Instagram qui, mandatemi un messaggino che cerco di correggerlo, ok? Mi raccomando anche, se volete migliorare, fatelo almeno 2 volte al giorno, poi fate anche le altre mappe lì di mira e anche questa qua più specifica per migliorare specificamente l'edit, ragazzi. Poi se volete fightare con qualche amichetto, la parte di 1v1 è sempre qua, ragazzi. Approfittate la mappa, è veramente molto bella e potrete migliorare davvero tanto se la fate. Ragazzi, questo è il finale, grazie mille per essere arrivati fino a qui. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale e al prossimo video!